e andiamo a aprire un'interessante pagina dedicata al Milan, perché insomma c'è tanto da dire sul Milan, sul Milan contestato di fronte alla prima contestazione della sua vita. Allora vediamolo questo Milan che prende 4 gol dal Parma, dei record di Donadoni. Il servizio di Francesco Rocchi. Questa volta la cronaca della partita comincia 2 ore prima del fischio d'inizio, quando i tifosi rossoneri si radunano all'ingresso del garage di San Siro per contestare l'arrivo della squadra. Non sono moltissimi, solo cori all'indirizzo dei giocatori. La polizia comunque controlla la situazione e con un'abile mossa il pullman rossonero dribbla i 2 cordoni di tifosi pronti ad accoglierlo. Così ogni possibile contatto viene scongiurato. Anche dentro lo stadio il clima è surreale. Si gioca una partita sul campo e una sugli spalti, con una parte della curva sud, quella rossonera, lasciata volutamente deserta. All'ingresso dei giocatori i fischi sono tutti per Cassano e ci può stare, ma quelli per Balotelli lasciano il segno. Dopo 5 minuti, manco farlo apposta, il Parma è già in vantaggio. Schelotto si presenta a tu per tu con Abbiati che lo stende dentro l'area, rigore ed espulsione. Dal dischetto Cassano non sbaglia e qui la contestazione prende inevitabilmente il largo. I primi cori sono all'indirizzo di Gagliani, invitato, si fa per dire, a lasciare la società. Poi tocca a Balotelli che intanto colpisce un palo. Si capisce che non è giornata. Super Mario diventa così il capro espiatorio della situazione. Lui risponde con un applauso, si va avanti. Tocca pure al suo procuratore Mino Raiola, cori e sfottò anche per lui. Il Milan intanto sul campo rischia di capitolare. I giocatori sono spaesati e ad inizio ripresa il Parma raddoppia. A qua sulla destra pesca in area Cassano che non sbaglia. 11° centro in campionato, Prandelli assiste dalla tribuna. Seedorf decide di cambiare e ci pensa a Rami a riaprire i giochi incornando di testa su un calcio d'angolo di Montolivo. E proprio il capitano alla mezz'ora viene fermato in area. Rigore per il Milan, Balotelli non si fa intimidire e va sul dischetto. 2-2. Il Milan, in 10 per tutta la partita, ha il merito di crederci, ma non basta. Il Parma riprende a macinare e da Mauri, entrato al posto di Cassano, di tacco trafigge Ameglia. Non è serata per i colori rossoneri, tanto più che al 95esimo Biabiani rende più impietoso il risultato approfittando di un Milan stremato e con Abate ai lati del terreno di gioco KO per un problema muscolare e Montolivo in campo con una botta al costato, finirà in ospedale per accertamenti. Finisce 4-2 per il Parma e con i tifosi milanisti che si radunano nuovamente fuori dallo stadio. Per calmare le acque una delegazione del tifo rossonero entra nello stadio per parlare con Seedorf e squadra e anche con Balotelli, l'imputato eccellente presente all'incontro. È successo, non credo che sta a me a dire che sia normale o no, ma finché le cose sono anche in maniera pacifica direi che problemi non ci sono e quindi il comportamento loro è stato, ripeto, pacifico, sempre in maniera anche rispettuoso verso chi avevano davanti e quindi quando è così siamo tutti esseri umani e direi che la cosa è stata risolta in maniera intelligente e giusta. Antonio sta bene, è sereno, è felice, ha trovato un ambiente che lo stima, che lo apprezza. Chiaramente se posso dare una mano, ma non perché devo sponsorizzare qualcuno, semplicemente perché vedo quello che fa quotidianamente. E questo è, ma abbiamo un allenatore della nazionale che ho detto un amico e che è una persona che io stimo molto, che sa benissimo ciò che va fatto e quindi non ha bisogno dei suggerimenti di Donadoni. Balotelli o Cassano in nazionale oppure tutti e due? Mi piacerebbe tutte e due, però non dipende da me ma da Prandelli. Lui sicuramente ci andrà, io speriamo di avere qualche chance, sarei l'uomo più felice del mondo. La cronaca della giornata termina come era iniziata, ovvero sotto il segno della contestazione. A fine gara poi una delegazione di tifosi ha incontrato all'interno di San Siro squadra e allenatore. Oggetto della contestazione Adriano Gagliani e soprattutto Super Mario Balotelli. I tifosi invece sono con Clarence Seedorf, ma il modulo tutto attacco e fantasia dell'allenatore olandese non funziona. Il Parma ha camminato sopra le macerie del Milan, anche i numeri sono negativi. Da quando Seedorf è sulla panchina rossonera le sconfitte sono 7 su 12 partite.